A Palazzo Floridia, il caffè letterario Quasimodo ha tenuto un seminario per ricordare lo scrittore Mario Agosta. Ce ne hanno parlato gli organizzatori e i relatori. Dunque, la serata sarà articolata con momenti innanzitutto di riflessione attorno alla figura di Mario Agosta e ci sarà la professoressa Rita Verdirame dell'Università di Catania che parlerà di Mario Agosta e delle opere che lui ha scritto. E poi ci sono dei momenti anche di carattere musicale. Il maestro professor Sergio Carruba farà dei momenti, diciamo, delle composizioni sue musicali per un po', come dire, creare l'atmosfera attorno all'autore e anche con il pubblico. E sono previste anche delle letture, da parte di Giovanni Favaccio, letture che riguardano, la figura di Giufà e che sono tratte dal libro di Giufà al bando di Mario Agosta. E anche da un suo libro pubblicato dopo la sua morte, Il gioco della vita. E poi anche sono previste delle testimonianze da parte di alcune persone che hanno conosciuto l'autore Mario Agosta e che quindi diranno quello che loro hanno potuto cogliere nella relazione avuta con Agosta nel tempo e quindi dare la loro impressione sull'autore. Perché è dedicata a Mario Agosta? È dedicata a Mario Agosta perché Mario Agosta è stato uno scrittore modicano che con le sue opere ha dato sicuramente lustro alla città di Modica, è stato conosciuto non solo a Modica ma anche in Sicilia, anche, come dire, in Italia. Alcune sue opere hanno avuto la prefazione di docenti universitari come il professore Quiriconi dell'Università di Siena, quindi un personaggio che sicuramente merita perché le giovani generazioni di oggi possano anche attraverso il rapporto con il passato conoscere la loro storia più vicina a loro nel tempo. Insegno letteratura italiana e vengo sempre molto volentieri a Modica quando sono invitata, perché Modica è una città che ha una vivacità culturale straordinaria e grandi personaggi, lo sappiamo da Quasimodo che ha vissuto qua, ma ha vissuto qua anche Brancati. Questa volta sono stata invitata per parlare di Mario Agosta, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, che è stato un grande cultore di letteratura popolare e oltre che scrittore. Come scrittore mi è molto piaciuta la sua raccolta di novelle, Il gioco della vita. Come studioso, cultore di tradizioni popolari, ho apprezzato l'antologia dedicata a Giufà, dove questo studioso ha trascritto. Ha raccolto, trascritto le novellette di Giufà, le ha tradotte e ha quindi presentato una silloge, un'antologia che ci parla molto della Sicilia, dei problemi della Sicilia, vedendo in Giufà lo spirito contadino, del sacrificio contadino, della fatica di vivere che era proprio dei contadini di questa terra. Io mi chiamo Grazia Durmiente, sono qui stasera per ricordare un amico che non c'è più, il professore Mario Agosta, che è stato mio collega e soprattutto è stato vicino alle attività culturali che sono state promosse a Modica. Di lui ricordo particolarmente quando venne a trovarmi a Pozzallo. Io sono modicana, ma in quell'anno 1979 mi ero trasferita a Pozzallo e lui venne e mi portò il suo libro Giufà al bando, dedicandomeli e scrivendo una dedica. E oggi che sono chiamata a testimoniare, chiudendo gli occhi, lo rivedo scrivere. Lo rivedo con i suoi gesti lenti, con la sua eleganza anche del dialogo. Che cosa è nato? L'amicizia si è ulteriormente espansa e
e ci siamo ritrovati per un progetto. Il progetto era quello di salvare la cultura orale iblea, perché lui in questo libro Giufà al bando aveva raccolto le storie di Giufà che gli avevano raccontato i contadini a Gerratana, a Modica, a Monterosso. Questo personaggio Giufà, non so se voi lo conoscete, appartiene alla favolistica ed è uno dei personaggi che Mario Agosta per primo è riuscito a dimostrare che è il personaggio ponte del Mediterraneo. Da noi si chiama Giufà, in altri luoghi prende un altro nome, ma le storie del furbo, dello sciocco, dell'impertinente sono simili e ci accomunano. Beh, io vi posso dire di Mario Agosta che siamo stati, diciamo, colleghi molti anni fa, perché lui insegnava nella scuola elementare e io anche nella scuola elementare. Poi lui passò alla scuola media e io passai alla direzione didattica della scuola. Ecco, vi posso dire che il professore Agosta era veramente una persona che si dedicava molto alla scuola. Lui voleva che tutti gli alunni andassero bene, che avessero il successo formativo, e quelli che non ce la facevano lui cercava di aiutarla. Lui usò anche dei metodi innovativi che purtroppo nemmeno oggi si usano. Lui teneva molto alla lingua francese parlata, infatti voleva che gli alunni parlassero la lingua francese in classe, più parlare che scrivere, e queste sono delle cose molto belle. Io lo ricorderò sempre perché era un professore che voleva molto bene agli alunni e li aiutava sempre in continuazione.